Quella cuciniamo insieme ad Andrea, le siringate del Belice. Curiosi? Allora, Aulin in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi racconto un dolce meraviglioso, ma anche questo ricco di storia e di tradizione, della zona del Belice o Belice, perché qua ci sono diatribe infinite. Per me si dice Belice, poi fate voi. Questo è un dolce nato dalle sapienti mani della moglie di un pecoraio e parliamo della fine del Cinquecento. Facciamo un piccolo riferimento storico, così ci rendiamo conto bene di che cosa stiamo parlando. Innanzitutto, questa testimonianza la dobbiamo al professore Randazzo, il quale ringrazio pubblicamente perché ha fatto delle vere e proprie ricerche ed è venuto a capo di questa straordinaria storia che è appunto le origini della siringata del Belice. In quel periodo noi abbiamo avuto, dicevo, intorno alla metà del Cinquecento, la dominazione spagnola. Gli spagnoli, venendo in Sicilia, come tutti quanti ci hanno dominato, hanno cercato di portare un po' della loro cultura anche gastronomica. Tra questi ci sono stati i famosi churros, che poi letteralmente sono le siringate. Non hanno avuto un grande riscontro, a quanto pare andati in Sicilia non ne piacevano tanto assai. Quindi sono un po' scomparsi e andati nell'anonimato. In quell'esatto periodo, in questa masseria appunto di Santa Margherita del Belice, la moglie del pastore, dopo aver visto il marito immergere il formaggio nel siero bollente, pensò bene di poter anche lei cercare una soluzione alternativa alla solita ricotta, ma più che altro un metodo per poterla comunque conservare qualche giorno senza il pericolo che potesse andare a male. Pensò bene di prendere questa ricotta fresca, impastarla con un po' di zucchero, qualche uovo e un po' di farina e poi aromatizzarlo con quello che si trovava in natura in quel periodo, quindi scorzetta di arancia, scorzetta di limone, quello che c'era, un po' di profumi. Prese questo impasto, lo inserì all'interno dell'attrezzo, quello per fare i salumi, per intenderci, che alla fine termina con un cono. Inserendo l'impasto, dicevo, all'interno di questo attrezzo con la manovella, faceva fuoriuscire quei 6, 7, 8 centimetri massimo di impasto e lo faceva direttamente tuffare in olio caldo. Lo faceva cuocere un paio di minuti, dopodiché lo trasferiva su dello zucchero ed ecco qua i nostri siringate. Queste sono le origini. Ma perché Incipessa Filangieri se ne innamorò? Perché per caso il conte, durante una battuta di caccia, si fermò in questa masseria un attimino per riposarsi. E i pastori, ovviamente avendo questa grande personalità nella loro proprietà, cercavano di offrire quello che era il meglio che avessero in casa. Quindi pezzi di formaggio, del buon vino, e la signora pensò bene di offrire questi manicaretti meravigliosi. Il conte, quando li vide, pensò subito che fossero i famosi churros, appunto, perché esteticamente è molto ma molto simili. Ne mise uno in bocca e si accorse che il sapore era totalmente differente e molto ma molto buono. Così convinse la moglie del pastore ad andare a corte ad insegnare ai propri cuochi questa ricetta meravigliosa. E quando li assaggiò la principessa Filangieri se ne innamorò follemente. Oggigiorno questo dolce si usa farlo fondamentalmente per il periodo di carnevale, ma nulla toglie prepararlo ogni qualvolta uno ne abbia voglia, perché è veramente una ricetta molto ma molto semplice e tanto gustosa. Bando alle ciance e tuffiamoci all'interno della ricetta. Buon ricotta di pecora, sacca a poche, uova, limoni, io sto usando il verdello siciliano, ovviamente rigorosamente non trattati perché andremo ad usare la scorza, dello zucchero e poi anche lì, se a voi piacciono, le gocce di cioccolato, qualche piccolo candito, inseritelo perché diciamo c'è libero arbitrio sotto questo punto di vista. Però gli ingredienti principali sono, dimenticavo ovviamente la farina di rimacino. Per cui gli ingredienti principali, non vi preoccupate, non sto qui ad elencarveli uno per uno con tutte le grammature perché troverete tutto giù scritto in descrizione. Contenitore, uova all'interno, sì, però senza scorza, rirrompiamo. Zucchero e uno sbattitore. Cominciamo. Uova all'interno del contenitore, zucchero e montiamole. Dobbiamo ottenere una spuma. Un po' come si fa col pan di Spagna, per capirci. Perfetto, ottenuta questa consistenza di qua, mettiamoli da parte per adesso. Inseriamo la ricotta all'interno di una boule, ovviamente più grande perché adesso dobbiamo inserire anche gli altri elementi. Devo fare una precisazione. La ricotta andrebbe o setacciata o eventualmente frullata, ma a gusto mio personale a me piace la ricotta un po' più grezza, per cui l'ho lasciata esattamente com'è. Poi comunque l'andrò ad impastare perché devo unire gli altri ingredienti e un po' si raffinerà, si usa dire così. Trasferisco l'uovo e lo zucchero. La scorza del limone grattugiato, adesso la farina e cominciamo ad impastare. Un cucchiaio, una marisa, quella che ho io, dobbiamo ottenere un impasto omogeneo.
è abbastanza duretto, ma comunque adesso vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Ecco qui, questa qui è la consistenza, vedete? Allora, qua c'è il nostro impasto pronto, olio messo sul fuoco, deve essere caldo ma non caldissimo, intorno ai 150 gradi. Nel frattempo che arriva a temperatura facciamo qualche piccola precisazione, più che altro qualche piccolo consiglio. Come vi rendete conto se realmente l'impasto è fatto bene? Facendo un semplice test, quindi prendete un po' di impasto, lo mettete nell'olio quando è a temperatura. Se una volta cotto la consistenza è quella che vi convince, quella che vi aggrada di più, lasciate il mondo per come. Se dovesse per caso risultare morbido, quindi l'impasto in cottura tende un po' a sciogliersi nell'olio, rimettete l'impasto all'interno di una bulla e aggiungete soltanto un po' di farina e fatelo, come dire, un po' più duretto rispetto al precedente. E che vi occorre? La famosa siringa, quella classica che ogni massaia ha nel cassetto segreto della cucina dove c'ha tutti gli attrezzi da pasticceria. Quella consiglio che anziché la siringa vi chiedete un bello sacco a poche con un beccuccio dentato ma dalla circonferenza larga, quindi non quello stretto stretto, inserite all'interno l'impasto e andate in cottura. Così ne farete sicuramente quantitativi maggiori, non state lì con quei 10 cm di siringa a diventare matti, ma poi fate ovviamente quello che vi viene meglio, perché la cucina deve essere un divertimento. L'olio praticamente è a temperatura, sacca a poche e comincia a cuocere. Temperatura facciamo sacca a poche, un po' dell'impasto all'interno e poi lo lasciamo cadere. Come vedete, aumentano anche di volume e devono praticamente galleggiare, quindi non devono affondare nell'olio. Stanno cominciando a cambiare di colore. Raggiunta questa colorazione qua, li andiamo a mettere per qualche secondo su carta assorbente, togliamo l'olio in eccesso. Dopodiché li tuffiamo in zucchero semolato. Allora, questa è una delle versioni, quindi si prendono, si fanno sgocciolare qualche secondo proprio per evitare che continuino a rilasciare l'olio e quindi poi lo zucchero diventa una porcheria. Quei 30 secondi si tamponano magari leggermente, ma si devono lasciare poco poco umidi, altrimenti lo zucchero non attacca. Si tuffano nello zucchero semolato e sono pronte. Ma c'è anche una versione molto ma molto golosa, che è quella di asciugarle per bene, quindi senza problemi lasciarle qualche minuto su carta assorbente, cospargerle di miele e poi un po' di zucchero a velo sopra. Gusto del tutto personale, quindi fate voi quello che più vi aggrada. Adesso mi finisci di cucinare tutto l'auto siringato. Mm-hmm.